Eccomi qui. Sono l'eremo di San Rocchetto. Come dire, un posto solitario e difficile da raggiungere, dove vivono gli eremiti, quelle persone che si allontanano dalla vita mondana e vivono immersi nella preghiera, nella solitudine, nell'ascesi, avvolti dalla natura e che antepongono lo spirito al corpo. Eh sì, qui una volta era così. Ma ora, li sentite questi rumori di sottofondo? È la città che entra nel mio silenzio, con tutto il suo frastuono, con la violenza di una musica stonata, invadente e ripetitiva. Inutile chiudere porte e vetri. Siamo circondati. Non c'è scampo. Ogni tanto la chiesa di San Rocco e io ci parliamo. Beh, le campane sono il nostro linguaggio. Cosa ci raccontiamo? Che prima o poi, fra lei e me, costruiranno palazzi su palazzi come alle mie spalle e come già stanno facendo. Qui, in una piccola valle, gli amici ulivi sono spariti per lasciare spazio a del sintetico, biologico, finto, rustico, vero cemento. Grigio, un grigio vuoto. Vuoto come teschi grigi, vuoti.
Ci parliamo noi, raccontandoci che la vista non è più quella di una volta e che la gente, per vivere in mezzo al verde, pensa bene di costruirci sopra, senza arte e né parte. Il dio guadagno ha preso il posto del dio dell'anima e il disequilibrio ha sostituito la bellezza e l'estetica dell'armonia, che sono quelle rare cose che non portano a dubitare di Dio. Ma che bellezza c'è a valle e nelle colline oramai? Che armonia c'è! E quando l'occhio vede cose belle, anche l'anima ne gioisce. E anche quando si sentono cose belle. Perché a sera, finalmente, quando l'ansia della città un po' si mitiga, eccoli ritornare fra le mie pietre i suoni di una volta, quelli buoni, quelli del buon tempo andato. E piano, piano, mi addormento anch'io. Eremo eremita con tutta la storia che mi gira intorno. Storia che vi voglio raccontare. Partiamo da lontano e dalla città che sta ai miei piedi. Un tempo, Verona veniva definita la Minor Jerusalem, qualità attribuita all'arcidiacono pacifico. E ciò lo si ricava da un salmo del secolo IX, probabilmente perché, come Gerusalemme, Verona un po' ci assomiglia. Lo descrive nel De Origine et Amplitudine Civitati Verone, nel 1540, Torello Saraina, in un dialogo a due. Così fendo, noi passo passo in quella parte del monte pervenuti che è sotto il castello di San Pietro. Dopo aver gli occhi intorno intorno girati, sapete voi, dissi io, perché cagione i nostri nella prefazione dei nostri statuti dicessero che Verona fu già chiamata piccola Gerusalemme? I nostri maggiori, ovvero avessero scorto qualche somiglianza tra la nostra città e la vera Gerusalemme, ovvero perché credessero la imposizione dei nomi avesse forza a fare che le città fossero più o meno religiose, volsero porre a questa nostra il nome di quella santa città. E primieramente quella valle che vedete a man destra fu da loro Dominica nominata, e quel monte al quale poscia la cappella di San Rocco diede il nome fu detto Calvario. E per imitare quanto più potevano il vero Monte Calvario, fecero drizzare in quello tre croci. Eh sì, perché come il Calvario di Gerusalemme, che sta al di là del torrente Cedron, il Monte Cavro, o Calvario dove mi trovo io, è situato al di là dell'Adige e al di fuori delle mura, appunto come il Golgota. Pensate che addirittura nel sigillo della città di Verona, tuttora in uso da metà del 400, troviamo la scritta Verona Minor Jerusalem Divo Zenoni Patrono. Se venite a trovarmi, avete due scelte. La prima, dalla chiesa di San Rocco alla base del monte, ovviamente a piedi, e poi su per un'irta stradina, alla quale basterebbe veramente pochino per renderla più comoda. La seconda, sempre a piedi, dal centro di Quinzano, per un'iniziale ripida stradella, ma agevole più avanti, ove sono posti anche i capitelli della Via Crucis. Ma quando arrivate da me, fra lunghe, assolate marogne pietrose ed olivi che agitano i rami come braccia tese di persone che salutano, che meraviglia, eh? Ecco, io mi presento così,
ai vostri occhi. E guardando il paesaggio in lontananza, una volta molto più armonioso e verde, Don Antonio Pighi, oltre 100 anni fa, ebbe a scrivere: «Cui non rincresca salire a quel petroso colle, vedrà da quell'altura un vaghissimo orizzonte». Ora voi mi vedete così, ma tanto, tanto tempo fa, la visione sarebbe stata questa. Ecco, un piccolo manufatto rupestre parzialmente scavato nella roccia, di qualche metro quadrato, in cui era venerato il Santo Sepolcro. Dico sarebbe stato, perché anch'io, con i secoli, ho problemi di memoria e non ricordo quando sono nato, né la mia vera primordiale forma. Però si sa che ero frequentato, sì, come chiesetta, sin dal 1200. Ed ero visitato dai pellegrini veronesi detti Palmieri, reduci dalla Terra Santa. Da una grata, i pellegrini potevano osservare con devozione, come se fosse in una grottina, ad imitazione del sepolcro, la deposizione di Gesù Cristo. Ma l'origine di questo luogo è ancora visibile nella sua base originale, ora inglobata nelle costruzioni successive. Contrariamente a quanti molti pensano, la grottina del Santo Sepolcro non fu scavata nella roccia interamente. La parte ad arco del muro della deposizione di Gesù fu costruita artificialmente, come se fosse una grottina, mentre la pavimentazione e in piccola parte il basamento del muro al lato nord fu leggermente scavato nella roccia, come forse altri lati. Ma restiamo ancora nella grottina oggi. Situata dietro l'altare maggiore, si presenta come una celletta. E oggi potete osservare 8 statue lignee del compianto del Cristo morto. Le statue in legno sono semplici, ma nella loro umiltà soffrono per quella visione che appare ai loro occhi. C'è la Madonna, con quell'espressione di madre disperata, che guarda non il figlio di Dio, ma suo figlio morto. Maria Maddalena, testimone oculare della crocifissione e della risurrezione di Gesù. Maria di Cleofa, secondo alcuni sorella di Maria, madre di Gesù, ma per l'opinione più diffusa, sorella di Giuseppe, cognata di Maria. Una quarta statua, inginocchiata come le tre Marie, è Giuseppe d'Arimatea o Nicodemo. Non si sa bene chi dei due, comunque discepoli di Gesù. Interessanti anche le altre due figure barbute, che dalla posizione del corpo e delle loro mani possiamo ben definire come i portatori della salma di Gesù mentre lo depositano avvolto in un telo sulla pietra. E poi San Giovanni Evangelista, con lo sguardo basito. E infine il Cristo, che è la statua di maggiori dimensioni, con le mani incrociate su un ampio perizoma, il viso contratto dal dolore. Tutti gli sguardi delle statue, invase e butterate dai tarli che le polverizzano e da pezzi di mani e di vesti che cadono, sembrano invocare anche la pietà umana di un restauro. Quando si esce da qui, si ha sempre una sensazione, come dire, di commovente tolleranza verso il mondo. Questo è il mio stato attuale odierno. Tempo fa, però, ero così. La prima fase costruttiva, siamo all'incirca nel 400, era limitata all'aula ecclesiale,
quasi quadrata che chiude a nord con tre absidi. Al centro, quella maggiore. Di fronte alle absidi, l'intero lato sud era costituito da un colonnato con cinque archi, dei quali quello centrale, aperto fino al pavimento, e aveva ed ha funzione di entrata. Degli altri quattro possiamo osservare oggi le colonne poggianti sul parapetto e ridimensionate in altezza, essendo stata tamponata la parte superiore archivoltata. Mentre gli archi sono ben visibili nella sala superiore al primo piano. Dietro all'altare, all'abside centrale, come vi ho detto prima, c'è il Santo Sepolcro. Qualche locale era già presente al lato ovest, ma si pensa solo al piano terra. Il campanile, compreso ed integrato nella struttura, era sormontato dalla caratteristica cuspide in cotto, a forma di cono, caratteristica di tutti i campanili del Veronese dal 1200 al 1400. Nel XVI secolo, più che eremo, diventò proprio una chiesa, grazie anche al rinnovato culto di San Rocco, per via delle pestilenze, di cui parlerò dopo. Murarono gli archi preesistenti creando due finestre e lasciando invece l'ingresso centrale. Un avancorpo venne edificato e diede vita ad un porticato e a un piano superiore. La parte anteriore originaria venne quindi ricoperta con un aspetto più da abitazione civile che da chiesa. Edificarono così anche il lato ovest. All'interno, una scala a rampa rettilinea sostituì quella chiocciola originaria, così da collegare il piano terra al primo piano, e si aggiunse, sempre al lato ovest, un elegante camino. Ma è nel Settecento che divenne, come dire, più scenografico. A 50 metri dalla mia facciata venne costruita una esedra aperta verso la pianura, chiusa da murature e sedili in monoblocchi di tufo. Spazi creati volutamente per permettere alle genti una mia suggestiva veduta dal basso, quasi come se fosse una vetta irraggiungibile e ora presa. Una scalinata scavata nella roccia e chiusa fra due mura vi farà raggiungere il mio portico, quasi come se vi volessero farmi ammirare da una distanza calcolata. Si pensa che un fulmine abbia distrutto il cono in cotto che svettava sul campanile, sostituito da una normale copertura in coppi, donandomi questo aspetto bizzarro e compresso, inglobato alla costruzione. Ma ora preparatevi al viaggio alla scoperta di me stesso nel mio interno, agli affreschi del mio interno. C'è una scritta sopra il portone d'ingresso all'interno che recita: Io, Gioan Telmo Ditto Sposino di Verona, ho fatto far queste pitture e storie della vita et morte di San Rocco, a onore et gloria del Signore Dio e la devozione nel 1585. Giovanni Antelmo, un ricco merziarius, mercante, cioè, veronese. In generale, gli affreschi sono da sempre attribuiti, anche oggi da molti, a Paolo Ligozzi, morto di peste nel 1630 e fratello del più noto Jacopo. Ma, trovando il certificato di battesimo di Paolo, scopro che all'epoca degli affreschi avrebbe dovuto avere 15 anni. Difficile che gli affidassero un lavoro così complesso. Ma da quel che ricordo, mi pare che gli affreschi furono eseguiti
ha più mani, da appartenenti alla famiglia Ligozzi, composta da numerosi artisti. Dio Padre e Spirito Santo, che sovrasta l'Annunciazione sull'Arco Trionfale, è invece della scuola del Brusa Sorzi. E da quel che ricordo, però, furono antecedenti al ciclo della vita di San Rocco. Prima di inoltrarmi, però, nell'intimo dei miei affreschi, dovrei parlarvi del santo a cui sono dedicato. Non San Rocchetto, che non esiste, ma che è il diminutivo del fatto che io sono più piccoletto, ma di San Rocco, chiesa dedicatagli e che sta a valle. Uno pensa che San Rocco, dal nome, sia un santo che so, pugliese o lucano. Ma che? È francese, nato a Montpellier da famiglia borghese fra il 1345 e il 1350. La sua storia è talmente incerta e piena di tante versioni che tutt'oggi è difficile scrivere quella vera. Per cui vi racconto quella che a me piacerebbe sentirmi dire, mettendo insieme tante storie. Tradizione vuole che, lasciati i genitori, diede tutto ai poveri e si mise in cammino verso l'Italia, perché qui c'erano più guerre e pestilenze che altrove, percorrendo la via dei pellegrini, la via francigena. Lo scopo? Curare i pellegrini ammalati, ma soprattutto alleviare le sofferenze degli appestati sui quali non c'erano speranze, operando, si racconta, anche guarigioni miracolose. Ma nel 1371, a Piacenza, si ammalò anche lui di peste, assistendo gli ammalati dell'ospedale di Santa Maria di Betlemme. Tormentato da un bubbone all'inguine, nessuno lo curava e si lamentava così fortemente che nemmeno gli altri appestati lo sopportavano e lo cacciarono. Si rifugiò in una grotta dove miracolosamente un cane gli portava ogni giorno un pane per sfamarlo. San Rocco guarì. E siccome i cani ci amano di vero amore per quello che siamo, al di là di quello che ad essi diamo, appestati o no, lo seguì nel suo cammino. Non sempre a far del bene, bene si riceve. E infatti fu scambiato per una spia di chissà chi e incarcerato chissà dove. Morì a Voghera, nella notte fra il 15 e il 16 agosto, fra il 1376 e il 1379. A fianco della sua salma venne ritrovata una tavoletta sulla quale erano incisi il nome di Rocco e le parole: «Chiunque mi invocherà contro la peste sarà liberato da questo flagello». Osservando la voglia di color vermiglio che Rocco aveva sul petto, la madre del governatore, osservando nella salma, ne intuì l'identità. Egli era il figlio di Messer Giovanni di Montpellier. Il governatore che lo aveva incarcerato era niente meno che lo zio di San Rocco. Da allora, San Rocco è il santo più invocato contro la peste e altre malattie, uno dei più invocati in generale. Lo rappresentarono ogni genere di artisti, da quelli dell'arte popolare fino ad artisti famosi, ed è rappresentato in santini ed icone di ogni genere e di ogni epoca. La peste colpì anche Verona e la sua provincia in varie ondate. Volassero nel cielo. La città e quando ebbe 13.000 morti nella peste del 1511-1512, fossero dovute ai loro malefici, dove la popolazione in un anno scese da 38.000 a 25.000 abitanti circa, come il lazzaretto di Verona, e 20.738 morti nell'epidemia del 1630, dove scomparve metà della popolazione. Qui. E il culto di San Rocco, di conseguenza, aumentò in modo vertiginoso. Ma non si accontenta. Chiese, chiesette,
di aver falciato persone e solo nella provincia di Verona se ne contano 75 a fare il suo lavoro. Culto sempre rinnovato. La morte vuole di più. Per merito di altre malattie. Pieno, come il colera, il carro da che si diffuse a Verona nel 1835. Così, anche quella giornata. Ricordate la croce purpurea sul petto di Rocco Bambino? Quanti morti. Ecco, partiamo allora da lì. Primo quadro dei fatti della vita di San Rocco. Nacque a Montpellier, d'estirpe regale del 1295, con una croce sanguigna nel petto. Ci sono figure di donne che assistono al parto, lavando il bambino che ha la famosa voglia fatta a croce sul petto. Prospettiva piatta del letto, dove la madre si rifocilla accudita da un servo, e sotto il letto un gatto che rosicchia un osso. Nel secondo quadro, San Rocco è nella sua veste classica e iconografica. San Rocco, d'anni 13. Mortogli il padre, dispensa tutto il suo a poveri e t'va pellegrino per il mondo. Con un cappello a larghe tese, se ne sta a parlare con dei poveri, fra i quali alcune donne. Sfondi ameni di montagne e alberi ricorreranno anche negli altri affreschi. Nel terzo riquadro vediamo praticamente San Rocco all'opera. Pellegrinando in acqua pendente con l'Orazio, libera un ospitale pieno di infiniti appestati. Benedice un vecchio malato seminudo seduto su una stuoia. E alle spalle di questo, un altro sofferente, che sembra ansioso di parlare con Rocco, viene sorretto da un infermiere. Sul fondo, due letti di ospedale con due degenti ciascuno ci possono far vedere cosa potevano essere le condizioni dei lazzaretti dell'epoca. Siamo ora al quarto riquadro. San Rocco in Roma segna il cardinal britannico, al qual nella fronte rimane miracolosamente la croce. Qui San Rocco benedice e risana un principe della Chiesa che se ne sta inginocchiato ai suoi piedi, mentre sulla destra due prelati osservano basiti. Sullo sfondo una Roma di maniera fugge via, quasi anonima. Quinto episodio della vita di San Rocco. San Rocco sana moltissimi dalla peste e di sua santità riceve la benedizione.
un ignoto e anziano pontefice siede sul trono e benedice Rocco, inginocchiato davanti a lui, umilmente. Alla sua destra, due prelati anziani, di cui uno presenta il futuro santo al Papa. La luce arriva da una porta, ove si vedono due soldati armati di alabarda e sullo sfondo un'abside della Basilica di San Pietro. Una guardia svizzera osserva la scena. Siamo ora al sesto riquadro. Va in un eremo dove Iddio fa nascere una fonte ed un cane portava pane. Eccolo qui, Rocco, in preghiera. Sulla coscia appare il tradizionale bubbone della peste. Il taumaturgo guarda il cane che ha il muso rivolto a lui in atto di porgergli un pane stretto fra i denti. Sullo sfondo un quadro visivo rassicurante. Fiumi, mura, monti, alberi dai colori delicati e riposanti. Eccoci al settimo affresco. San Rocco, tornato in Francia a Montpellier, dove era la guerra, fu preso per spione et incarcerato. Fu visitato da Angelo. Vediamo l'arresto per spionaggio di Rocco, stretto fra due soldati armati di muschetto. Piccolo errore storico. Nel periodo dell'arresto di San Rocco, i moschetti non esistevano. Su uno sfondo largo e aperto si vedono le mura di una città assediata e a destra il campo degli assalitori. Ci stiamo avviando alla fine dei riquadri e siamo all'ottavo. San Rocco muore in Francia del 1327, imprigionato. In fallo dal zio fu pianto con gran dolore, essendo riconosciuto per suo nipote. L'artista divide questo riquadro in due parti, in due episodi. Nel primo siamo all'interno di una cella carceraria dove la luce arriva da una grande finestra con inferriata. San Rocco è morto, steso sul pavimento, e nonostante le sofferenze sembra comunque sereno. Molte persone lo circondano, in larga parte persone anziane in doloroso raccoglimento. Probabilmente è ricostruita la scena che vi ho raccontato prima del riconoscimento di San Rocco da parte della madre del governatore, zio di San Rocco. Nel secondo riquadro probabilmente si rappresenta la traslazione del corpo di San Rocco. Ed eccoci al fine, all'ultimo riquadro. San Rocco, da alcuni mercanti, fu condotto a Venezia e a suo onore ha edificato un magnifico tempio. Siamo a Venezia. Ci scorgiamo San Marco, il Palazzo Ducale, la Basilica, il Campanile e il Tempio a San Rocco, eretto in età barocca prima del suo rifacimento. Sulla destra è ormeggiata la nave con vele latine che ha trasportato le reliquie del santo. Sotto la storia di San Rocco, degli affreschi di drappeggi collegano tutte le mura. Ma io non sono solo questo, sono molto altro. Cosa dite? Diamo un'occhiata in giro? Beh, intanto sotto il porticato osserviamo i graffiti dei pellegrini di una volta che incidevano i loro nomi per far capire al mondo che erano venuti in pellegrinaggio, mentre i betini moderni, invece, erodono e rovinano senza capire il danno che procurano. Sotto il porticato, dicevo, c'è un San Rocco nella classica indicazione del bubbone,
e dall'altra parte probabilmente San Giovanni Battista, patrono della parrocchia di Quinzano. Qui, dove una volta c'era l'ex sacrestia, c'è un'interessante sinopia, un disegno preparatorio usato per la pittura a fresco, a sanguigna, di Cristo crocifisso. Saliamo ora al piano superiore, dove è stata ricavata una sala adatta a più occasioni. Sempre disegnato a sanguigna, c'è un angelo, derivato da quello dell'Annunciazione all'interno della chiesa. Sulle pareti in fondo, al lato est, sono state ritrovate alcune graziose e simpaticissime testine di cherubini che qualcuno attribuisce a qualche confratello pittore dilettante. Alla parete sud troviamo due mediocri affreschi. Uno è San Dionigi, che regge la sua testa decapitata. L'altro è San Bartolomeo, che tiene in una mano un lungo coltello, simbolo del suo supplizio. Una cosa allegra, insomma. Torniamo giù ora e andiamo a vedere l'altare maggiore, un altare marmoreo di gusto barocco. Al centro del basamento si può ammirare un alto rilievo con San Rocco e l'immancabile cagnolino. Ed eccolo qui ora, il mio San Rocco, posto sull'altare di destra, figurato in quella statua lignea. Rocco è rappresentato nella tipica iconografia, dove indica il bubbone della peste. Indossa un mantello e un abito corto, e il capo è protetto da un cappello scuro alla spagnola e sotto il solito cagnolino, con un pane troppo grande per la sua bocca. Ma ci sono altre cose curiose in me. Tanti piccoli particolari che sembrano sfuggenti, sia fuori che dentro. Per esempio, li vedete questi stemmi? Ce ne sono 5. 3 sono in fronte e 2 laterali. Sono gli stemmi delle famiglie che hanno contribuito alla mia edificazione. E questo taglio nel muro era una presa d'aria per il tiraggio del camino, che si trovava al primo piano, la cui canna fumaria è contigua a quella del locale cucina al piano terra. Questo pozzo, invece, si autoalimenta con le piogge che un canale di raccolta riceve dal tetto e scarica nella cisterna del pozzo stesso. Ma ci sono tante, tante altre cose che potete trovare in me. Basta osservare senza fretta. Basta osservare cercando di capire il passato e la storia. Perché anche una semplice panca in pietra può raccontare qualcosa, come queste, dove i pellegrini, con una pietra, la scavavano pregando per poter lasciare un segno, come dire: io sono venuto qui in pellegrinaggio. E qui, in pellegrinaggio durante la Prima Guerra Mondiale, venivano le pie madri ad accendere a San Rocco un lumino ad olio, chiedendo la grazia del ritorno a casa dei loro figli. Quanta storia ho visto! Perfino i bombardamenti di Verona della Seconda Guerra Mondiale, con le batterie antiaeree e i radar vicini a me. Ma ho visto anche cose più allegre, come le grandi feste di Pasquetta, la festa del lunedì dell'angelo, con tanta gente allegra e devota, e poi ouviduri e goti de vin, una tradizione quasi praticamente scomparsa. Ma se venite a trovarmi, guardatevi intorno. Fate due passi fra gli ulivi, qui, dove venivano celebrati antichi culti precristiani e dove già nel 700 d.C. si respirava spiritualità. Qui,
dove un antico castelliere fu distrutto qualche decennio fa da degli idioti prodigio. E chiedetevi fra 100 anni, cosa ci sarà qui? Case? Quartieri magari con il mio nome? San Rocchetto Green Village? Oppure Residence St. Little Rock Your Green? Che in inglese è più glamour, più trendy. Con casettine come piccole svizzerine con giardinetto, magari con Biancaneve e 7 nani, firmati da un famoso designer però. E andrà già bene se non rivado a fuoco per colpa di qualche acculturato ragazzotto vandalo, come accadde nel 1985. Ma quel verde pallido di sintesi non sarà più quello della spiritualità. Il mio verde, allora, sarà quello del cemento, della speculazione e del brutto gusto. Magari ci faranno una rivendita, visto che San Rocco aveva un cane, di hot dog San Rocchetto ai 4 formaggi e olive del Monte Calvario e bacon. Però biologici. Ma per carità! Chiedetevi, è proprio questo che volete? E allora? Allora, ricordatevi che la vita non è nel clamore, ma nel silenzio. E che nel mio silenzio, se lo rispettate, se ne capite il più spirituale significato, c'è tutta la vita del mondo. Aiutatemi a respirare, a lasciare aria intorno a me e fate che il soffio divino, presente in questi luoghi, questa energia spirituale primordiale che mi avvolge e vibra, continui a fluire nel tempo e per sempre sia libera di posarsi sulla vostra anima.